Salve, eccoci in una nuova edizione del TG Scratch, notizie e cronache dal mondo degli sprite. Siamo qui anche con un ospite di eccezione, che tutti riconoscerete. E qual è l'argomento più importante di questo periodo, di questi giorni? Ecco, anche gli sprite lo sanno, l'argomento più dibattuto in questi giorni è ovviamente il coronavirus. E quindi anche il nostro TG parte con un servizio in cui Goblin e Dani ci faranno vedere una simulazione di come si diffonde il virus e di come ci si può proteggere. Quindi andiamo a vedere che cosa ci stanno proponendo Goblin e Dani. Eccoci qua. Vediamo. Ecco, vediamo che Goblin ha starnutito e diciamo tutta la parte, il vapore acqueo che è venuto fuori si sta diffondendo e sta andando verso Dani. Ma vediamo un po' che succede dopo. Se andiamo a vedere all'interno, dentro questo vapore acqueo, queste goccioline, ci potrebbe stare il coronavirus. Quindi vedete che Dani si è Mantieni una distanza di almeno ammalato. un metro dalle altre persone. Lavarsi spesso le mani. Non toccarti bocca, naso, occhi con le mani. Evita di uscire di casa. Ecco, quindi ci hanno fornito, diciamo, un modo anche di quali sono le regole da rispettare per cercare di sconfiggere, anzi per cercare, sconfiggeremo velocemente questo coronavirus se staremo attenti a rispettare le regole che ci hanno dato Goblin e Dani. Adesso però passiamo a una notizia un po' più leggera, una notizia di spettacolo. Vuoi presentarlo tu? No, ok, ha detto di no. E ci arriva da Mr. Fregoli, che dice di essere il più grande trasformista della Scratch Cloud e ci propone uno spezzone del suo spettacolo che spera di lanciare nella prossima edizione, nella prossima stagione di Sprite Factor. Vediamolo assieme. Se la regia ci manda, eccolo qui, vediamo un po' di cosa si tratta. Sembra molto divertente e Mr. Fregoli è effettivamente un abile trasformista. Bene, possiamo lasciare Mr. Fregoli. Voi cosa ne pensate? Come trasformista? A me pare niente male. Allora, come ultima notizia di oggi, visto che siamo costretti a rimanere a casa, inauguriamo una nuova rubrica, diciamo di tutorial, una rubrica educativa, e oggi la rubrica potremmo intitolarla, anzi si intitola Chiedi ad Abby, e Abby ci farà vedere come si usa la penna in Scratch. Andiamo a scoprirlo assieme. Andiamo un po' a vedere. Ciao, ora ti mostro come disegnare con il codice. Bene. Clicca in basso a sinistra ed aggiungi l'estensione penna. Ok. Così avrai tutti i blocchi utili per disegnare. Bene, estensione penna. Guarda tutti i blocchetti della penna e pensa al loro utilizzo. Quando hai finito, premi il tasto spazio per continuare. Ok, quindi per disegnare, estensione penna e vediamo tutti i blocchetti che ci sono dentro l'estensione della penna. Ora andiamo avanti. Quando disegniamo, alziamo e abbassiamo la matita del foglio. Eh già. Usiamo quindi le istruzioni, penna su e penna giù. Vediamo. Penna su, Si alza e penna giù. si abbassa. Quando abbassiamo la penna, lo sprite fa un punto della dimensione e del colore che abbiamo definito con i blocchetti. Penna su,
Penna giù. Penna su. Ecco, Penna giù. ovviamente ogni volta che Penna abbassiamo su. la Penna giù. penna disegna un punto Penna su. Penna giù. della dimensione che abbiamo deciso e anche del Penna su. colore. Penna giù. Per cancellare l'intero disegno, usiamo pulisci. Se facciamo muovere lo sprite con la penna giù, otteniamo un disegno sulla base del movimento. Bello. Ora sappiamo come disegnare con Scratch. Sapresti fare questo? Vediamo. Vediamo tanti punti di dimensioni diverse e di colori diversi, anche trasparenti, che appaiono sullo schermo. Bene. Mi sembra un'ottima sfida. Ciao, ora ti mostro Adesso come disegnare con... sblocchiamo. Mi sembra un'ottima sfida. Voi lo sapreste fare, quello che ci ha fatto vedere Abby? Diciamo che chiudiamo qui questa edizione. Se avete notizie, informazioni e volete proporci delle notizie da dare a TG Scratch, potete commentare nel video di YouTube oppure scriverci in commento nella galleria. Alla prossima, da me e dal gatto.